Andrea Sant'Anastaso, figlio d'arte, in questi giorni a Bologna con uno spettacolo un po' particolare. Allora, lo spettacolo si chiama Mondiale 82, La Pugna e la Pipa, è al Teatro San Salvatore venerdì 17 ed è il racconto fedele della vittoria dell'Italia al Mondiale dell'82, che per noi di quella generazione, ma credo per molti, è il vero Mondiale. È fatto da me e da un altro attore che si chiama Alessandro Pilloni. Io faccio recito, ma lui invece è quello che l'ha scritto. Il 99% delle cose che raccontiamo è vero, reale, è accaduto allora, tanto che Paolo Rossi, il calciatore, venne a vedere la prima e alla fine ci ha detto: come fate a sapere tante cose così? Non c'è niente da ridere, diciamo, anche se l'avventura in realtà di allora è una cosa da ridere perché è un fenomeno di voltagabbanismo tipico italiano. Ti piace questo termine nuovo? Cioè, nel senso che quando loro andarono al Mundial, l'Italia li prendeva in giro, diceva che erano una manica di brocchi, poi vinsero una partita con l'Argentina, subito dopo una partita col Brasile, famosa, mitica. Da allora sono diventati gli idoli della nazione, capito? Il simbolo di questa nazione. Ma fammi capire, tu e Pilloni siete due giocatori che raccontate, come funziona? Lo raccontiamo come fossimo due calciatori. Sì, siamo due calciatori, diciamo noi, cioè nel senso che lo siamo nella vita, lo siamo stati per anni. Lo raccontiamo imitando qualche personaggio di allora. Pilloni fa Berzot, lo fa benissimo. Io imito Paolo Rossi, insomma, facciamo qualche imitazione, ma soprattutto lo raccontiamo facendo un po' una partita a due tocchi, cioè ci scambiamo le battute come fossimo due giocatori di calcio. Quello che abbiamo notato è che vengono mariti e mogli, di solito guidati dai mariti perché si parla di calcio, ma poi piace di più alle mogli perché il racconto, quell'evento è un evento commovente. Dicono: ma forse mio marito, al fatto che gli piace il calcio, non è poi così scemo, perché di solito poi è quello il pensiero, no? L'arbitro prende in mano il pallone e fischia la fine. Campioni del mondo!